Di pesce azzurro è pieno il mare! Ma anche la costa, abbiamo 5 ristoranti del pesce azzurro. Certo. Milano Marittima. Marozza? No. Rimini. Centinarola? No. Senigallia. E poi c'è Toronto. No, e Toronto. Fano e Cattolica. E Cattolica. Questa settimana noi abbiamo pranzato al ristorante pesce azzurro di? Di? Non lo so. Non lo so. Cattocento. No, di Milano Marittima. Di Milano Marittima. E siamo andati dal pesce azzurro di Senigallia al porto di Ancona in un servizio in esterna. E quindi pesce azzurro show. Senti le robe. Siamo al centro di Milano Marittima. Qui di fronte a noi che cosa c'è? Il pesce azzurro. E allora andiamo. Andiamo. Dai, andiamo, andiamo. Azzurro di Milano Marittima. Brindisi! Brindisi! Quanto sono contenta! È pieno di VIP a Milano Marittima. Ma chi c'è? Ma lo sapete che ho incontrato? No. Alberto Giove! Ma quindi nella rotatoria ha incontrato questa rotatoria? Nella rotatoria ho incontrato Alberto Giove con le bicicletta. E com'è? È diventato un bisonte. Un bisonte, c'è una testa grossa. Gli ho detto, ma Alberto, ma c'è diventata una testa grossa. Senta. Anche lei. Ah, no. Certo. Ma chi è la signora? Gliel'ho detto, anch'io gliel'ho detto. Su. Che fa? L'aria che non funziona bene. A scattarraccio. Perché qui a pesce azzurro si conosce, tanta gente si conosce. La signora si è seduta con noi. Ma proprio Giuseppe. Questa, no. Si doveva sedere con Abbiamo noi. Jeffrey, è capitata questa, la signora. Brindisi, adesso la conosceremo meglio. Cosa mangiamo, Jeffrey, intanto noi? Oggi abbiamo uno sgombro in salsa di olive come antipasto. Primo antipasto, poi ci conosciamo meglio, signora. Buon antipasto a tutti. Iniziamo. Buon appetito a tutti quanti. Mare, profumo di mare, con le mani io voglio remare, è colpa del... Eccoci finalmente, siamo al porto di Ancona e stiamo aspettando i pescherecci, tra poco stanno rientrando con Alice Sarde, il pesce azzurro. Io sono qui in compagnia del mio amico... Buongiorno a tutti, buonasera, salve a tutti, io sono un famoso chef d'Ancona, mi chiamo Mirko Ioni, e sono molto contento di essere tornato qui nella mia città dove ho ancora tanti parenti, cuginetti, nipotini, qui c'è nato mio nonno Francesco Ioni, Checo Ioni lo chiamavano Checo e Checo Ioni, ho tutti i parenti, cuginetti, conosco tutti, ciao ragazzi, ciao cosa. Va bene, manca poco all'arrivo dei pescherecci, noi siamo contenti di essere in compagnia di questo grande chef. Stiamo cominciando la puntata e allora a tra poco. Arrivederci. Ci siamo, questo è un punto fondamentale, cioè il pesce azzurro dove viene preparato. Qua guardate che roba, ci sono le nostre signore. Senta, lei, venga qua, signora, ci dica cosa fate qui in questo momento, cosa fate? Chi stiamo facendo? C'è per le tre sardelle. Come se per le tre sardelle? Le mettiamo tutte in fila, poi le inforniamo nel fornetto. Ma signora, se lei lavora anche qua dentro, lavora. Certo, perché il pesce azzurro si mangia come a casa, io le faccio colmo a casa, ecco. Ho capito, quindi il lavoro in cosa consiste? Sentiamo, in cosa consiste, cosa fate? Noi ingradelliamo i sardoncini. Prima li capiamo. Li capate. Li laviamo e li scoliamo. Bene. Poi c'è dei signori che ce li condiscano e noi facciamo questo lavoro. Si deve fare, dopo che fine fanno questi? E te li mangi, dopo li mangi, quando è cotti li mangi. I sardoncini buonissimi. Di antipasto abbiamo anche le cozze prezzemolate. Che buono!
buono. Quanto sono buone queste cozze prezzemolate. Tanto guarda tutto ciò che è prezzemolato, è molto buono. Come le patate prezzemolate, anche le cozze prezzemolite. Quanto sono buone le cozze prezzemolate. Senta, senta, voglio conoscere meglio la signora. Lei signora è una turista di Milano, ci ha detto. È una cozza prezzemolata. È vero. Brindisi. Brindisi. Questa cozza prezzemolata, dai. Volevo dire, signora, lei è di Milano, ma come si chiama? Come si chiama lei? Proponerlo a parlare. Non ho capito, si chiama? Agnese 109. Proponerlo a parlare. Sotto Agnese 100 role. No, come si chiama? Ma scusi. È di Centinarola. No. Ma scusate, ma con tutta la gente che c'è al Pesce Azzurro, proprio questa di Milano si dovrebbe sedere qua con noi. Però Milano mi ha detto, ma non voglio. Il problema di fare da zona. Signora roba schifosa. Ha una salivazione eccessiva, voglio dire, signora. Che fa? Tiri su quando mangia, deve tirare su. Scusatemi. Ho capito. Come potete vedere, qui abbiamo delle cassette di polistirolo che sono pronte a contenere il pesce che sarà sbarcato dal Pescherecci. Qui i bancali per trasportare. Oh, mamma! È toccosato, Tappiato. È Mirko Ioni che è sempre con noi. Scusato. Bene, vedete Mirko Ioni, lo sa, queste sono le cassette per contenere. Sì, certo. Che cosa? In pratica arriva tutti, arriva il pesce, così, no? Le sì. Cose e gli metti il tutti pesce... dentro i cosi. Cioè, le cassette. Dentro le cassette, le metti dentro le cose. Bene. Così dopo arriva i cosi. Certo, lui ha le idee chiare, chiarissime, vedete quante sono le cassette per contenere il pesce, poi ci verrà messo il ghiaccio e il pesce verrà venduto all'asta e poi trasportato nelle pescherie, nei ristoranti. Ah, ecco. Beh, certo. Dopo si vende alle cose. Ai ristoranti, il pesce fresco, freschissimo, certo. Che sta per arrivare. È bello perché al Pesce Azzurro, se uno ha fame, è tanta gente, tanta roba, però se avanza qualcosina lo può anche offrire, è vicino. Non so se vuoi sentire un pochettino, no? Se volete sentire, per dire... No. Scusate, ma il panino mi è rimasto, scusate. Ma perché almeno un po' d'acqua. Ma con tutta la frutta. Anche tutta la verdura. Ma non ho detto verdura. Ma questa è stordita dura. Hai sentito cosa ha detto? Cosa fa ridere? Sei macastruco. Cosa ha detto? Prendisi a te. Sei una gran stordita. Ma sarà l'effetto del risotto? Il risotto e i frutti di mare. Ma un bel effetto il risotto. È vero. Ma come ha detto martedì? Come lo cucina? Ma dipende, c'è tanti modi per farlo. Io la cosa che preferisco, io lo pio, lo metto nella padella e gli do una cusata, poco perché non è una saltata. È una saltata, che tanto questo è pesce azzurro, capito? Non c'è voglia. Ci metti un po' di coso e lo mangi, è a posto, è buono. Olio. Un po' di olio. Eccoci, vedete un altro peschereccio sta per rientrare in porto. Ecco, bene, Mirko Ioni, il grande chef, sì. Pentastellato, è sempre qui con noi. Certo. Ecco, ripetiamo che cosa abbiamo a bordo, che allora, pesce hanno pescato. Questo è il coso che arriva a questo... Peschereccio. El Na, si chiama El Na, sarebbe diminutivo del nano, El Na, si dice da ste parti. Niente, questa barca è specializzata in cose molto, diciamo, come si dice, feroci.
molto pericolose. In che senso, no? Questa barca, attenzione, spostiamoci tutti, senti, cominciano a suonare, perché questa contiene animali feroci. C'è, ma non è vero. Cosi, c'è gli squali tigre. Non è vero. Che morde, perché morde gli squali. C'ha le orche assassine, che tanto voglio dire, te dice il nome, no? Sono assassine e te caghi addosso. Poi c'ha i coccodrilli vivi, perché porta, adesso lo vedrete in telna, c'è i coccodrilli vivi. E c'ha le piovre giganti. Allora, quelle tocca spostarsi adesso dalla banchina, perché le piovre dalle barche, c'ha, te presente le piovre, sì. No? C'ha otto come tentacoli, si sì, ma e tentacoli, invece c'ha. Abbiamo le sarde, te viene fuori dalla barca e te pieno, te buttano te l'acqua. Ma per favore, via. Ma per carità, ma non è vero. Ciao! Quanto sono contenta di vederti qui, amore! Al pesce azzurro, ma certo! Ma avevano detto che eri stata ricoverata all'ospedale! Poco! Non era niente, no! Ho detto, sarai incinta! Sì, incinta dello Spirito Santo, chissà! Cosa c'è qui di tutto? E questo è lo spinatore del ristorante Pesce Azzurro, perché compreso nel prezzo di 13 euro c'è il bere illimitato, poi beva tutte queste voi! C'è anche l'acqua liscia e l'acqua gasata! L'acqua naturale, l'acqua frizzante, il vino rosso e il vino bianco! Dai, dammi un po' d'acqua gasata, che è gasata come te! Sta buona, sì. Però non tocca sprecarlo, tocca stare attento. È bello molto qui, arrivi, molto... c'è il mare, c'è i locali. C'è tutto quello che andiamo vuoi. Andiamo a ballare stasera? Sì, Dojin, a ballare liscio. E chi ti vuole? Meglio berci su, va là. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu, qui la vita è sempre rosa, ogni cosa sai far tu. Maria Rosa, facciamo una torta, sì! No, siamo molto contenti questa sera di essere a casa di Maria Rosa. Anche io sono contento, una mucchia. Bene, che cosa... Allora, io sono Maria Rosa, so fare ogni cosa, proprio tutto, tutto, sono una gran saputa, una gran petessa, una gran bulona, so fare tutto, tutto, tutto. Te fa conto che stamattina ero in Ancona che scartava e trovo una petroliera? Sì. Te c'hai bisogno di qualcosa? No, io sono qua per una... Devo venire a tagliare le querce del giardino? No, guarda, in 448 ti taglio, ho 10 querce. Non, c'hai no, il pioppo? Grazie, io sono qui per una ricetta. C'hai gli abeti? Ti devo tagliare gli abeti. Ma dove ce l'ho l'abete? Ti devo fare un bel garage di 100 metri, vengo lì con la ruspa e in 448 ti faccio un garage. No, io vorrei una ricetta classica di Maria Rosa. Va bene, allora faccio un bel involtino di Maria Rosa, va bene? Sì. Allora, l'involtino di Maria Rosa, come si fa? Presto, presto, bene, bene, come sa fare Maria Rosa? Allora, prendete una bella fettina di carne, ecco, vedi? Una bella fettina di carne, deve essere vitello, vitellone, fa un po' come cavolo ti frega, cosa mi importa, basta che è la carne per l'involtino, lo dice la parola, l'involtino, lo devi involtare. Allora cosa devi fare? Devi fare la carne sottile, sottile, ecco, gli dai delle belle sbattute col batticarne. Piano, piano. Porca boia. Ecco, hai visto? Mi sono rotto il dito qua. Mi fa un po' male, vabbè, tanto cosa mi importa, so fare ogni cosa, dopo vado a casa, mi faccio una bella stecca e risolvo tutto. Ecco fatto, allora, vedi, c'è la carne per l'involtino, dopo cosa, tanto lo dice la parola, l'involtino, ci devi mettere la roba dentro. Allora, cosa ci metti? Ecco, prendi una bella fetta di mortadella. Quanto è buona la mortadella, guarda, per una fetta di mortadella darei via anche mia sorella. E la metti qui sopra la carne, ecco, una bella mortadella. E gli dai anche un po' piano. Una bella sbattuta con la mortadella. Poi prendi la sottiletta, perché tanto ti ci vuole la sottiletta nell'involtino, se no di cosa sai, non sa di niente. Ecco, vedi la carta della sottiletta è un po' disgustosa, vedi che non ti viene. Vabbè, te mettila con la carta, uguale. Come? E l'importante è che appiattisci sempre tutto, perché devi involtare dopo. Ma come, con la carta la sottiletta? Poi ci metti anche una bella fettina di insalata, perché vedi, l'insalata fa bene perché sgrassa. Te mangi l'involtino, dopo ci mangi anche l'insalata, così ti senti meno grasso. E ti metti l'insalata e schiavi. Piano, ma piano, anche l'insalata batte. Porca boia, mi sono rotta un altro dito. Per forza. Vabbè, dai, così. Non importa, dopo tanto ci metto una stecca. Ecco, quando ci hai messo tutte queste belle robine, dopo è l'involtino, lo devi involtare allora. Ecco, allora lo chiudi bene bene bene, vedi? Vedi come ti viene bello? Dopo lo chiudi, ci vuole uno stecchino, però questo ti fa comodo perché ci chiudi l'involtino e poi ti fa comodo perché se ti va la carne tra i denti, se già c'è lo stecchino, sei a posto, vedi? Eccolo, metti qui. Ed ecco l'involtino di Maria Rosa.
ecco, che non si presenta benissimo, però sì, sarà buono. Questo è buono, se lo mangi crudo lo metti nel frigo e lo mangi da crudo. Ma se lo vuoi mangiare cotto lo metti nel forno e lo mangi da cotto. Ecco, con insomma. Questo sai cosa ci sta bene con questo? Una bella pasta asciutta col sugo di pesce. Allora te sai cosa fai? Da retta a Maria Rosa. Prendi questo bel sughetto del pesce azzurro, ecco, questo qui, il sugo con le vongole. Vedi, questo è bello, l'accompagni con l'involtino, ci fai una bella pasta e poi ci metti il sugo con le vongole del pesce azzurro. E abbiamo un pasto completo. I sughi pronti del pesce azzurro. Parte dal mare, arriva al cuore. Quanto sono intristita, quanto sono rabbaricata, quanto sono sdolorata di questa storia che mi hai raccontato. Ma per cosa? Molti. Però sono come un bravo. E ci credo. Cosa ci crede? Ma senti che storia c'ha brutta. Cosa ha detto? Porretta. Ma chi è che porretta? Ma cosa fa? È una storia brutta, molto. Il problema del mio problema di Piorre. Un argomento a tavola azzeccatissimo. C'è questo problema della diarrea. No, diarrea. Ha detto un'altra cosa. Detto. Comunque, Brindisi! Brindisi! È il momento, Jeff, di cosa stiamo mangiando adesso? Cosa passiamo adesso? Sgombro, olive nere, capperi e pomodorini. Che buono! Guarda com'è contenta la signora! È buonissimo! Sgombro, capperi, olive e pomodorini. Ed è buonissimo! Mette il buon umore, proprio! I pescheri ci stanno rientrando tutti. Questo come si chiama? Vedi, si chiama Ben-Hur. Si chiama Ben-Hur, io conosco tutti, nella, è una barca, conosco il comandante. Sai come si chiama il comandante della nave Ben-Hur? Come si chiama? Cesare Ottaviano Augusto. È comandante. Ma non è vero. Come si chiama il primo ufficiale? Come si chiama? Muzio Scevola. Guida con una mano sola. Non è. Ma che pesce? Allora, abbiamo capito, lei è grande chef pentastellato, chef, 5 stelle, Mirko 5 Ioni. Stelle, Mirko Ioni. Che cosa scarica? Che le ruote Michelin proprio, le ruote della macchina. C'ha le stelle, c'ha le ruote. Che pesce scaricano dal peschereccio? E niente, scarichi così, pesce azzurro. Sarebbe? Sarebbe le cose, le sarà sarde, le sarde e le cose e le alici, i sardo e sardoni, è quelle e le cose, dopo le cose e le porta in cosa porta sì. Ecco un altro peschereccio che rientra pieno, carico pieno di pesce azzurro. Ecco, vedete i sardoni, alici. E poi che cosa abbiamo? Sardoni? È sarda, basta. Sardo e alici. Sarda, sardò e alici. Bene, vieni, vedi. Sardò si fa in padella. La sarda è diversa. La sarda è una cosa. No. Siamo arrivati al quinto piatto, signora. Capitano Marrettina. Agli sgombri, grande classico. Una fortuna è la mia, che avevo con noi la signora di Milano. Fortunatissimi. Brindisi. La sentire, Clementina. Ti voleva attaccare un pilloccio. Te devi andare da un bel dentista in Jugoslavia. E qui davanti te prendi un moscone, cominci a remare e arrivi lì dal dentista in Jugoslavia. Sì, si chiama Ciccio. Lì si chiama tutti Ciccio. Arrivi col moscone e sentitelo. Si chiama Ciccio. Ma Ciccio cosa? Ciccio. Ma
una volta si chiamava dito, no? Terribile Jugoslavia, e che ti dicito, ti sistema tutti quei denti che sei veramente mostruosa, sei brutta come la pappa. Ma Tito, non c'è più un Tito, non c'è più un Tito. E che ti dicito, va bene, va bene, brindisi Jeffrey, brindisi, brindisi, con la signora, non esagerare, stai attento Jeffrey, basta, bevi l'acqua, che bello, bevi l'acqua. Gombri, vado, arrivo subito, vado a prendere la birra. Ma cos'è questa? Un sorsino di vino. È un sorsino, ma è tre quarti d'ora che è qui allo spinatore, basta. Aspetti un momento. Ma questo è per tutti. Aspetta, aspetta. Per tutti un momento. Ma un è che può stare qui tutta la giornata. E beve il vino, è il primo! È il primo! Tua sorella è il primo, dai! Un momento, non è maleducato, mi fai in fila! Ho capito la fila, ma. Questa sarà il quinto È illimitato, è compreso! Sì, ho capito! Ancora! È compreso! Basta! Va via! Deve andare via, deve andare! Oh. Aspetti, aspetti! Ancora! Vado! Coglioni! Mi piace la bomba! Questa è. Bene, vedi un'altra ricetta di Mirko Ioni, un'altra ricetta, vedi sarde, sardone, alici. Io con le sarde, sardone, con gli alici ci faccio la cosa, ci faccio... La pasta? No, no la pasta, ci faccio la cosa, dai che non mi viene in mente adesso, la cosa. Non lo so, è lei è lo chef, la io pizza, che chiedo. La pizza con le sarde. Certo. Uno chef di cucina e di sala. Posso spiegare anche a questi signori qui come si fanno, diciamo, i sughi e l'altra roba. Specialmente le polpette, che qui ancora non le fa nessuno. Come si fanno le polpette? Non glielo posso dire, è un segreto. E noi chef ci avevi il segreto, li diceva voi. La sarda è lì. La sarda si fa a Beccafico in Sardegna, in Sicilia. La sarda, in Sicilia. Ha mangiato ieri lui. Mangiata ieri. Beccafico? A Beccafico, bravo. A me mi piace a Beccafico. Si fa con le patate. Spaghetti con la sarda? Anche. Oppure con le patate? La fa con le cose, con le patate. Con le patate, infatti stavo qui con le patate. Ecco, vedi? Questo è il sardù. Guarda che roba bella. Ecco, vedete, con il muletto, il pesce scaricato dal peschereccio, viene messo in queste cassette e qua... all'asta venduto e viene comprato e portato nei ristoranti self service pesce azzurro, pesce freschissimo, vedete, pescato proprio oggi e viene in giornata comprato, caricato, portato nei ristoranti e mangiato fresco, freschissimo, più fresco di così. Siamo qua in fila, guardate che fila che c'è al pesce azzurro a Catone. Mamma mia, noi per fortuna che abbiamo già mangiato, noi siamo arrivati presto. Guarda, c'è anche un cagnolino. Guarda che amorino. Sta attento che ti sbrana. Ma no, è piccolino, già piccolino. Sì. Attento che adesso questo sbrana, no? No, non sbrana. Lei sbrana, no? Sì! No, ho detto che ci sbrana. Lei deve prendere le crocchette e sbranarle! Le crocchette di pesce! Che sono buone! Me le sono sbranate! Le olive anche le olive, sbranate! Andiamo a mangiare! Il filettino sbranato! Tutto, che buono! Che tutto me le sono sbranate! Tutto il vassoio me lo sono sbranato! Si mangia veramente bene qua! Si mangia veramente bene! D'altronde è cattolica, si mangia bene! Molto! Siamo pronti? È il momento del tutorial. Dobbiamo capire un pochettino come si fa a prendere il cibo al pesce azzurro. Come si fa a prendere le 5 portate. Abbiamo qui un attore appena assunto. È bravissimo, competentissimo, completamente esperto. E ci fa vedere come si fa. Prendiamo il vassoio. Il vassoio. Prendiamo il vassoio e lo appoggiamo. Un vassoio e lo appoggiamo tranquillamente qui sopra, perfetto. E dove va senza tovaglietta? La tovaglietta, va messa una tovaglietta sopra. No, il pacco di tovagliette, no, una tovaglietta, ne prenda una. Lì ci sono le tovagliette, una tovaglietta, perfetto, una tovaglietta. E si vuol partire?
con la tovaglietta, perfetto. E si parte e si inizia. No, il pane dove l'ha preso il pane? Il pane, bisogna prendere il pane, senza il pane, ecco. No, fermo! Una di pane, una di volendo anche, però una sola. Andiamo avanti. Ecco, vuol prendere l'acqua e il vino? No, serve proprio, perché c'è il distributore automatico. Capito? Lei può bere quanto vuole dopo, però se vuole prendere la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, quello che vuole lo può prendere. Ecco, perfetto. Andiamo. Ecco, lui vuole anche comprare, quando esce, uscire con delle alici al naturale da portare a casa. Va benissimo, possiamo andare. Una, ne basta una, due. E ha fame, andiamo avanti. È il momento del... Ecco, qui c'è il momento di prendere la prima portata e di conoscere anche un po' di gente. Vedi, lui è il momento per socializzare qua al Pesce Azzurro. Vedete com'è contento, saluta tutti, è felice, è allegro. E nel frattempo che lui è qui, può fare conoscenza, è vero? Vada a fare conoscere qui con la signora, questa signora qua. Beh, guarda come... siamo al primo piatto da prendere, l'antipasto. Via, prendiamo l'antipasto. No, due uguali non si può prendere, uno uguale. Andiamo avanti, non è preparato. E prendiamo le vongole, no, quello sopra e sotto, sbagliato. Si mangia questo di cartone. Buono, vedete che roba. E poi ci sono i primi, ecco qua, un bel primo, bel piatto di... Guarda, siamo già tre, qui, ha fame, come va la fame? Guarda che tanto saluta lui. Ha una grande fame. Andiamo a fare, oh, bella la gallina. No, guarda, vuoi prendere anche i sughi? Sì, prenda. Quando poi a casa se lo può fare quando vuole, capite, il sughetto del Pesce Azzurro. È lo stesso o è diverso, può scegliere. Poi prenda il primo, secondo, e siamo già a quattro, andiamo avanti. E poi il classico dei classici, ecco qua, la grigliata, ecco. Le bastano? Le bastano così? Perfetto. E sono cinque, ecco. Andiamo alla cassa, perfetto. Ecco qua, lei ha la tessera? Non ha la tessera, mannaggia, non ha la tessera, non c'è problema, costa poco, costa 13 euro, ce l'ha 13 euro? Ce l'ha 13 euro, pago io? Va bene, pago io per il signore, ecco qua, a posto, ho pagato, prego, grazie allora, complimenti. Ha fame, gli è venuta fame? Guarda quanta roba si mangia, noi andiamo a conoscere gente, andiamo. Siamo al termine di questo pomeriggio al porto di Ancona, la pesca è andata bene, è stata fruttifera, tantissimo pesce azzurro, Mirko. A me è andata molto bene perché mi hanno regalato 2 chili di cose, di pesce di sarde. Sarde, ecco qua, questi sono 2 chili di... No, questi sono due. Sì, 2 chili di sarde e... Ma come 2 chili di sarde? E sono due, Cosa ci faccio? Stasera al forno? Le lasagne? No, e dai, al forno. La pasta? No, cos'è la pasta al forno? Ma sei proprio un coiose. Cosa metti dentro il forno? Una teglia? No, la teglia. La margherita. Come la pizza? La pizza. Stasera mangiamo la pizza con le sarde. Ma mica, con le sarde. Non tante sarde, perché due ce ne abbiamo. Due? Beh, vabbè, io no. Abbiamo mangiato benissimo. Buongiorno. Bene, dopo un pranzo così ci vuole un digestivo perfetto, una bella moretta, due morette. Pronte, eccole qua. Cosa ci mettete dentro? Si può sapere? È un segreto. E chi è? Signor Nadetto. Vuole la moretta, forse? La moretta anche lei? Anche lei vuole una moretta? La moretta? No, non vuole Rosa, la moretta. Bene, sono io Rosa, sì. Forse vuole la mano. L'avrà preso per la badante, non lo so, Rosa, so io. Ma già mandato? A quel paese. Tutti e due, tra l'altro. Beviamo la moretta, va là, che almeno ci passa. Buona, ammiraglio? Buonissima. È perfetta. Oggi, perfetta, andiamo in riva al mare. Bravi ragazzi, avanti il prossimo.
Arrivederci, ciao a tutti, prossima puntata. E dove? È da uno dei 5 ristoranti del Pesce Azzurro. E dai, quanto... Senigallia, non lo so, Milano Marittima. E quanto siete per Fano, Rimini. E dove mi pare? Al Poderito anche apri. Quanto siete per o Cattolica, non lo so. Cattolica. Alla prossima settimana. Ciao a tutti, Pesce Azzurro ciao e quanto ci divertiamo.